alzate le mani. Favorevoli, contrari, astenuti. L'assemblea della CEA si è espressa. Sabina Pesci, 44 anni, dell'azienda San Cesario di Fano, sarà la guida dell'associazione della provincia pesarese per i prossimi 4 anni. I ringraziamenti vanno a tutti gli agricoltori della CEA che mi hanno sostenuto, mi sostengono e mi sosterranno, spero, in tutto il mio mandato. Un ringraziamento va anche a tutti i funzionari che stanno lavorando per noi. A tutte le istituzioni che si stanno adoperando per dare la possibilità agli agricoltori di fare un lavoro importante nell'ambiente. Un settore molto caro a Sabina, impegnata nella coltivazione di ortaggi biologici per la trasformazione. Su quasi 5.500 imprese agricole della provincia che aderiscono alla Confederazione Italiana Agricoltori, il 40% è guidato da donne. Ad annunciare le prossime sfide il direttore regionale Gianfranco Santi. Occorre assolutamente fare percorsi, diciamo, istituzionali che poi ci permettono di migliorare questo tipo di burocrazia, ma anche tutti quelli che sono i vari lacci e lacciuoli di norme, quindi modifica di legge, per poter realmente da parte dell'agricoltore mantenere l'ambiente. Oggi siamo in una fase però molto delicata, che è quella di una crisi complessiva che abbiamo. Abbiamo costi di produzione che sono saliti alle stelle, abbiamo anche i media che disinformano, secondo il mio punto di vista, ma secondo proprio una certezza, che si lancia un messaggio: aumenta il grano e aumenta il pane e la pasta. Sì, è vero, ma il grano incide all'interno di un chilo di pane per circa 25-30 centesimi. Aumentato il grano lo portiamo a 40-45, ma se il pane aumenta di 2 euro il problema si pone. Vale la stessa cosa per la pasta. Invece sul caro carburanti Santi ha annunciato una grande manifestazione che si svolgerà entro metà aprile e che coinvolgerà 4 regioni, Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Ridurci il gasolio di 15 centesimi, ha commentato il direttore, è una presa in giro. Ad ascoltare gli appelli della categoria anche l'assessore regionale all'agricoltura Mirko Carloni. Questa fase è una fase nuova che va gestita non soltanto come transizione ecologica, come pensavamo fino a qualche mese fa, ma bisogna ripensare tutti i fondamentali della politica agricola comune, del PSR, cercare di agevolare la crescita delle imprese, perché devono avere una dimensione tale che possa reggere un momento così altalenante di costi, di materia prima, di scarsità, di frumento, di colza, di mais. Stiamo parlando di una crisi che potrebbe mettere in ginocchio questo settore se noi non lo rafforziamo sui suoi fondamentali e soprattutto se non riusciamo, aiutiamo le imprese a resistere a questa fase e a crescere, a diventare più tecnologiche, più innovative e riuscire anche a fare quello che è la cosa più importante, il ricambio generazionale, fare in modo che ci siano dei giovani che portano avanti questa attività.